Lipomi, come eliminarli senza ricorrere alla chirurgia. Se ti è sembrato di sentire un odorino sotto pelle in zone come collo, braccia, spalle, glutei, cosce o sulla parte superiore della schiena, potrebbe trattarsi di un lipoma. Per esserne certo, anche se non si tratta di niente di preoccupante, non esitare comunque a rivolgerti al tuo medico di fiducia. Cos'è un lipoma? Un lipoma viene definito come un tumore benigno, quindi innocuo, costituito da un accumulo di tessuto adiposo. Le sue dimensioni sono generalmente piccole e si presenta morbido e non dolente al tatto. Se hai un lipoma, prova la fosfatidilcolina. Aiuta a riassorbire l'adipe sottocutaneo aiutando la distensione della pelle e il riassorbimento. Un lipoma può comparire a qualsiasi età, ma l'incidenza maggiore si verifica in età adulta, tra i 40 e i 60 anni, e colpisce maggiormente individui di sesso maschile. Di norma, non subisce trasformazioni nel tempo. Ed è raro che un lipoma possa trasformarsi in un tumore maligno. Ma ciò nonostante, nei casi in cui il lipoma aumenti di peso, causi dolore e fastidi o la sua presenza determina un disagio estetico, è possibile asportarlo chirurgicamente. Comunemente non necessitano di alcun trattamento farmacologico. E per favorire il riassorbimento del tessuto adiposo di cui un lipoma è costituito, si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali, che vale la pena tentare. Rimedi naturali per il trattamento dei lipomi. Tuorlo d'uovo e sale. In una ciotola mescola bene un tuorlo d'uovo con 2 cucchiai di sale. Applica il composto 4 volte al giorno e già dal secondo giorno il lipoma apparirà di dimensioni ridotte, fino al suo completo riassorbimento. Miele e farina. Mescola un cucchiaio di farina e uno di miele biologico in una ciotola. Otterrai un composto appiccicoso che dovrai applicare copiosamente sul lipoma. Uno strato di almeno 0,5 cm circa. Dopo averlo steso, disponi un fazzoletto e un pezzo di stoffa che fisserai con un cerotto. Questo trattamento ha un tempo di azione abbastanza lungo, 36 ore.
Ripeti l'applicazione per una settimana e noterai che lo strato cutaneo si assottiglierà e che il lipoma sarà pronto a scoppiare. Prima di far fuoriuscire il grasso, lava bene le mani e aiutati con delle garze sterili, disinfettando la zona sia prima che dopo la procedura. Propoli. Questo è il metodo naturale più semplice, ma ci vorrà più tempo per eliminare un lipoma. Applica sulla zona interessata alcune gocce di propoli una volta al giorno e in 2-3 settimane il lipoma dovrebbe scomparire o ridursi notevolmente. Una tecnica innovativa che stimola l'ipolisi è l'uso della fosfatidilcolina, una sostanza contenuta in diversi alimenti, come il torlo d'ovo e la letticina di soia e fegato. Se iniettata direttamente nel tessuto del lipoma, solubilizza i grassi, riducendone il volume.